hai i mezzi da tenerla una società in Serie A, o è meglio che cambi mestiere. Questa è la realtà. Tu hai i mezzi da tenerla una società in Serie A, o è meglio che cambi mestiere. Questa è la realtà. Allora, tu hai posto la condizione per cui entro solo se metto 4 milioni e non metterò mai più una lira? Questo no, per chiarire. Io gli ho detto metti 4 milioni perché volevo ci fosse un azionariato diffuso, proprio per non fare il miliardario bieco o il briscolone, tutte quelle cose che sono state dette, no? Ecco. Tanto è vero, sono ancora qua che aspetto, quando tutti i soci saranno arrivati a 4, io ne metterò degli altri, ma prima devono mettere i 4 anche loro, però, visto tutte le cose che hanno detto del sottoscritto, no? Così diventano briscoloni anche loro. Si allineano. Quando dicono che abbiamo convocato un'assemblea per il 24, quindi non chissà quando, e poi sono venuto a sapere, prima delle dimissioni, sono venuto a sapere che avevano fatto una riunione segreta, sembra a Sasso Marconi, fra i soci. Poi il venerdì si sono riuniti da consorte ancora per mettersi tutti d'accordo per mettermi in crisi a me e farmi delle domande a me. Ora io ero andato via che erano tutti amici, mi sono trovato con questi che ero diventato il babà o non so il perché, perché io non avevo fatto niente. Fanno dire guardate che ci voglio soldi. Ecco, quindi c'è la dibattito cosa ha speso Della Valle, cosa ha speso Garone con Sampdoria, cosa la Juve adesso ha speso 150, ne mette altri 200. Allora, se tutti gli altri devono spendere dei milioni per gestire società di calcio, cos'è? Solo a Bologna, a consorte gli altri, pensano di andare in break-even e poi guadagnare i soldi. In Bologna è una società che avrà sempre bisogno di soldi. E questi soci che sono soci, bisogna che si rendano conto che dovranno sempre mettere soldi, perché se non fanno così si vendono tutti i giocatori e andiamo diretti in B. Ti preoccupano quelle voci che vengono da Genova ogni due per tre? Tu hai i mezzi da tenerla una società in Serie A, o è meglio che cambi mestiere? Questa è la realtà. Sono un socio del Bologna e non chiedo nulla di quel che fanno, mi fido di quel che fanno, accetto quel che fanno. Sono loro che gestiscono la società, bene, gestitela. Io verrò fuori quando verranno fuori dei disastri o chiederanno aiuto, se non mi chiedono aiuto perché devo fare qualcosa. Ecco, per quello che riguarda la battuta di oggi, che Guaraldi ieri ha detto c'erano noi che c'erano lontani, no, no, mica è vero. Loro hanno fatto gli articoli dicendo che noi dovevamo andarcene. Noi non ci siamo allontanati, abbiamo accettato quello che i soci volevano e abbiamo dato le dimissioni, che è diverso.